Si continua a stare a casa, si continua a stare nelle nostre case, si continua a stare nei diversi territori, ognuno dislocato globalmente, ma anche localmente, in dei punti. E questi punti hanno una posizione, una latitudine ed una longitudine ben precisa. Quando noi ci spostiamo, siamo dei punti in movimento sulla geografia. E su questa geografia, dal 2005, l'anno in cui è nato Google Earth e quindi è iniziato a svilupparsi un sistema di tracciamento disponibile a tutto il pianeta e quindi anche agli artisti, siamo parte di un grande modello planetario. Vediamo proprio Google Earth, che si presenta con la Terra nello spazio. Questa naturalmente non è la versione di 15 anni fa. Vi ricordo che nel 2005 non esisteva ancora l'iPhone e i nostri telefoni erano ancora legati ai tastierini numerici. Dovremmo aspettare ancora altri 2 anni perché il touchscreen facesse convergere la visione e il tatto in un unico dispositivo, cambiando completamente quelle che sono poi le regole dell'interfaccia, del porsi di fronte ai sistemi accessibili attraverso la rete, attraverso il web, che ricordo nasce nel 1995 almeno in Italia, inizia a diffondersi proprio in quegli anni. In questo momento sto trasmettendo da Massafra ed ecco che con un semplice clic il mio computer collegato alla rete è già un sistema che elabora e trasmette una posizione geografica. Sono proprio quel puntino rosso sulla mappa. In questo strano momento in cui ci troviamo di fronte ad una pandemia, ossia una diffusione virale e globale di un virus, la geografia, le mappe ci permettono di entrare in contatto più intimo, più emozionale, più comprensibile con quello che è il flusso dei dati che costantemente l'umanità emana. Su questo flusso di dati ci sono sia lavori di ricerca che hanno un carattere scientifico, ma come ben sappiamo il limite tra arte e scienza, quando si ha a che fare con le nuove tecnologie, sfuma, si intreccia, si interseca, collassa, al punto da produrre, così come vi presenterò in questa lezione, progetti che hanno una risonanza ed un valore artistico. Ma lasciamo Google Earth e andiamo verso una mappa del nostro pianeta al tempo del Covid. Questa è forse la mappa più visitata oggi. Supera il miliardo di visualizzazioni.
e presenta drammaticamente la diffusione del Covid-19 sul nostro pianeta. Guardandola di primo acchito, può sembrare il frutto di un lavoro che ci rimanda a Google Earth, ad una delle più grandi società nel mondo delle nuove tecnologie a livello planetario. Quello che è interessante di questa mappa della John Hopkins University è che è il frutto del lavoro di uno studente al primo anno del dottorato di ricerca. Enshen Dong, che ha messo in piedi questo sistema in una notte e ha deciso poi di rilasciare il codice anche per future e altre interpretazioni. Quindi ci troviamo di fronte ad un oggetto che lavora sulla sensibilità quotidiana di ognuno di noi e che è stato messo in piedi attraverso una spinta emozionale di questo studente di origine cinese che aveva il desiderio e la necessità di comprendere e visualizzare quelle informazioni che a gennaio arrivavano in maniera frastagliata da quel continente che è la Cina. Quindi il rapporto tra mappa e contemporaneità oggi più che mai ha un altissimo valore. In Italia, da quando è iniziato il lockdown, lo stare tutti a casa per ragioni di sicurezza, il Ministero della Salute ci ha abituato quotidianamente ad una mappa diversa, ossia ad una tabella in cui vengono riportati giorno per giorno quelli che sono i numeri legati alle persone guarite, alle persone decedute ed anche ai casi totali del virus, regione per regione, con un sommario. Questo è del 13 aprile e in Italia sono 100.000 le persone positive al Covid. Di questi dati, naturalmente i numeri si presentano con la loro forza, con la loro brutalità, ma questi numeri possono diventare sistema di comprensione più profonda nel momento in cui, proprio come ha fatto un informatico conosciuto come Piersoft, Paolicelli, che dal 24 febbraio 2020 ha fatto tesoro di una delle facoltà di questi dati del Ministero della Salute e della Protezione Civile, ossia essere dati aperti, essere dati manipolabili. Una volta che i dati sono aperti e sono manipolabili, possono essere rimappati non solo regione per regione, ma provincia per provincia. E da quel giorno, dal momento in cui non c'era ancora nessuno, almeno nessuno registrato, questa mappa ha iniziato a mostrare
giorno dopo giorno, la diffusione del Covid in Italia fino ad arrivare ad oggi, 14 aprile 2020. Quindi le informazioni, nel momento in cui si mappano sulla geografia, iniziano ad assumere un livello di comprensione più elevato. È uno dei principi del data visualization. Rispetto all'approccio pre-Covid, e quindi in un mondo ancora non in crisi, o almeno così come si trova adesso, gli approcci con la geografia sono diversificati e, come vi dicevo, intersecano in diverse maniere il rapporto anche con l'arte. Uno dei primi esempi che voglio mostrarvi è questo lavoro, The Human Terrain, di Matt Daniels, che nel 2018 presenta una mappa del mondo rispetto alla popolazione, alla densità di popolazione. E la densità di popolazione diventano delle montagne, diventano questi picchi. La mappa è completamente interattiva e navigabile, in cui si mostra il nostro abitare, il nostro processo di antropizzazione di questo pianeta. E qui entriamo in una dimensione di rappresentazione, una rappresentazione che aggiunge valore alla visione e all'esplorazione. Andando indietro nel tempo, e qui siamo a 5 anni fa, nel 2015, un altro progetto in cui le geografie intersecano i flussi del momento è sicuramente il progetto Selfie City di Lev Manovich, l'autore del linguaggio dei nuovi media, che vi ho già proposto come approfondimento nelle scorse lezioni. In questo progetto Manovich mette insieme cinque città e 3200 foto, foto di selfie, foto che iniziano a raccontare città per città attraverso quello che la foto stesso racconta, attraverso l'azione dell'upload, del caricarla, del darla in pasto ai media e alla tecnologia, e attraverso l'intelligenza artificiale la possibilità anche del riconoscimento facciale, e quindi la possibilità di leggere all'interno di una foto quello che è il mood di una persona, se è triste o se è felice. E qui Manovich disegna queste tracce in cui ci sono i
flussi, città per città. E questi flussi possono essere esplorati in maniera interattiva. Quindi nel momento in cui noi carichiamo un'immagine, stiamo già fornendo una serie di informazioni al sistema che la va ad accogliere. Andando ancora indietro nel tempo, qui siamo nel 2012, l'anno in cui un artista italiano, Paolo Cirio, decide di operare in maniera particolare con quella che era l'evoluzione di Google Earth in quel momento, ossia Street View, la possibilità di scendere nelle strade e di poter navigare centimetro per centimetro il nostro pianeta. Un pianeta abitato naturalmente da persone che le telecamere di Google catturano, ma che Paolo Cirio riprende, ritaglia, stampa a dimensione reale e le va a riposizionare esattamente nella geografia reale. Queste immagini diventano poi oggetto di esposizione, oggetto estetico, grazie anche a questo processo di riconoscimento facciale operato da Google, su cui si aggiunge una sfocatura per il rispetto della privacy. E quindi ci si ritrova rimappati dal virtuale al reale. Continuando in questa time line al contrario, da oggi al 2005, punto d'origine delle riflessioni sulla geolocalizzazione al tempo del digitale, sicuramente di rilevanza il progetto del 2009 messo in piedi da Carlo Ratti al Massachusetts Institute of Technology, Trash Track, ossia a partire dalla semplice domanda: qual è la strada che compie la spazzatura? Partendo da un campione di volontari che decidono di collegare ad ogni oggetto che andrà poi nella spazzatura, un dispositivo che non altro non è che un cellulare smontato, ma che si mantiene in vita con la batteria e costantemente manda la sua posizione. Questa posizione viene raccolta, registrata e rimappata. Lascio a voi la visione del video, in cui si vedono le traiettorie e si inizia quindi a prendere coscienza e consapevolezza rispetto ad un qualcosa che probabilmente, se non fosse mostrato sulla geografia, così come ha fatto Carlo Ratti,
difficilmente riusciamo a prendere consapevolezza di come funziona il sistema dello smaltimento. Andando ancora indietro nel tempo, arriviamo al 2006 e qui siamo in Italia. Glocalmap.to, dove quel punto to è Torino, e nel 2006 Torino si apprestava ad accogliere le Olimpiadi invernali, quindi una kermesse globale che sicuramente, e se qualcuno è passato da Torino se ne sarà accorto, ha modificato le sorti della città, le politiche, l'economia, proprio come ogni Olimpiade, navigando di città in città, ha questo potere di trasformare le città che l'accolgono. Questo progetto nasce da Maurizio Cilli e Carlo Infante. Carlo Infante è uno dei miei maestri. In quel periodo ero a Torino. Ho visto nascere e progredire, oltre che partecipare come utente, in questo progetto, in cui la richiesta era di geolocalizzare le proprie storie, e quindi disegnare sulla geografia una mappa emozionale, prospettive che si intersecano da parte della gente, mentre nel frattempo le Olimpiadi si svolgono. Insieme a Carlo Infante, l'anno prima, e qui ritorniamo al 2005, il sottoscritto decide di scrivere un'interfaccia in cui le storie, le video storie, vanno ad incasellarsi su una geografia. In questo caso la mappa è emozionale. Qui vediamo che si presenta al buio, proprio perché mentre sto registrando in questo momento sono le 2 di notte. E questa mappa legge l'orario del computer di chi si collega e si presenta con diverse sfumature di colore. Questa mappa si è costruita nel 2005 intorno ad un evento che si tiene nel Salento, una kermesse musicale, la Notte della Taranta, che tra gli altri ha finanziato questo progetto portato avanti anche insieme a Raffaella Rivi, videomaker, regista. E in quei 15 giorni della kermesse andiamo a esplorare quello che sta intorno alla kermesse, quelle che sono alcune peculiarità di un territorio che conosco bene, perché ci sono nato e cresciuto almeno fino ai 18 anni. Dal 2005 il progetto è andato avanti fino al 2013, e i video da una trentina sono diventati oltre 150, e in questa
nuova interfaccia, sono stati anche indicizzati, taggati, per poter essere esplorati e visti secondo diverse chiavi di lettura. Era un videoblog. Si girava di giorno e di notte venivano montati questi frammenti che non superano i 3 minuti. La tecnologia con cui è sviluppata è una tecnologia che oggi è desueta, ossia flash. All'epoca macromedia, flash, poi assorbita da Adobe, e il 2020 sarà l'anno in cui non verranno più rilasciati degli aggiornamenti. Quindi questo lavoro entra a far parte di quella eredità che chiama ad un processo di conservazione dell'arte digitale nel momento in cui le versioni e le evoluzioni si susseguono. E siamo in conclusione, perché voglio lasciarvi con un aggancio all'adesso. Siamo partiti dal Covid, torniamo al Covid. E sembra che tra un mese Apple e Google rilasceranno un'applicazione integrata nei sistemi iOS e Android con l'intenzione di combattere il coronavirus attraverso proprio tutti quei dati che il nostro smartphone emana costantemente e vengono registrati. Quindi questi dati possono essere raffinati, possono essere incrociati e possono fornire nuove mappe di chi sono in questo momento e chi c'è intorno a me. È chiaro che sorgono problemi legati alla privacy, problemi legati all'utilizzo di queste informazioni da parte di queste multinazionali tecnologiche e di come si relazionano con il prossimo futuro, il nostro prossimo futuro. E qui vi rilancio un articolo di un compagno di strada, Jaromil, esperto di nuove tecnologie, ma anche artista. Lui ha sviluppato un sistema operativo, Dyne, ma che oggi è impegnato per difendere la libertà d'espressione, la libertà di poter manipolare i dati in forma aperta e in forma libera, difendendo quelle che sono le priorità dell'essere umano, compresa quella del nascondersi. Ma in questo momento nascondersi potrebbe significare non avere a disposizione sufficienti dati per poter andare oltre
questo momento di pandemia. Quindi la questione è assolutamente aperta. Vi invito ad approfondire, vi invito a riflettere e vi invito a partecipare al nuovo compito, che è il punto finale di questa lezione. Utilizzeremo sempre lo stesso sistema, la stessa interfaccia, ma questa volta vi chiedo di scattare una foto con il vostro cellulare. Potete anche rielaborarla, perché spero, mi auspico, che sia la foto di un artista. La fotografia è molto delicata come arte. Ad una condizione: che questa foto sia scattata con il cellulare. E inoltre vi chiedo di verificare che il GPS, ossia il sistema di localizzazione, sia attivo per la camera. In questo modo, nel momento in cui andremo a caricare l'immagine, ci ritroveremo all'interno, così come ho fatto io, di un sistema in cui la nostra foto inizia a parlare. Perché ogni immagine che noi andiamo a scattare con il nostro cellulare, poi decidiamo o di conservare o di riversare sui social, è un'immagine che parla. Parla attraverso quelle che sono le specifiche tecniche dell'immagine, della macchina utilizzata, della modalità in cui è stata scattata la fotografia, ma può anche dirci il punto esatto in cui è stata scattata e quindi restituirci le coordinate geografiche. E se il caricamento della foto è andato a buon fine, ritroverete tutte queste informazioni più la generazione in tempo reale della mappa e del punto esatto in cui è stata scattata. Quindi vi auguro ancora una volta un buon lavoro e ci vediamo su Classroom.